Credente se la prende veramente con molta, ma molta estrema calma, eh. Power slam anche su Guerrero. Rimando il drago qui, rischia con Big Mike. Big Boot, Slimmer Slam di Guerrero. Mentre Big Boot qui di Abby Superstar è danno di Big Mike. Attenzione! Arriva! Non ci vuole credere! Edward! L'altro membro della Yoders! Ma il drago che è partito per secondo è ancora su ring, eh sì, sta lottando egregiamente, però qui rischia mettendosi contro i più grandi come Abby, Death e Big Mike. E ora il fisico si farà sentire. Ma attenzione qui, Death rischia di andare fuori! Abby lo sta buttando fuori! Abby lo sta buttando fuori! Abby lo sta buttando fuori! Non ci credo! Stava riuscendo in qualcosa di incredibile qui Abby Superstar. E Nicholson dovrebbe aver paura di Death, di tipi come Death e Abby Superstar e anche lo stesso Edward. Di Big Mike non lo so perché non lo vedo come uno troppo duro, è vero, qui Stanley Death, però se qui Edward rischia, Abby lo sta buttando fuori, vediamo se ce la fa, vediamo se ce la fa, ce la fa, e ce la fa, ce la fa, sì, l'ho visto. Edward qui non è certamente uno specialista delle Rumble, e qui si è visto. Ma ancora Mane il Drago resta sul ring, è furbo. È furbo Mane il Drago, ora è molto stanco, quindi si tiene lontano dai guai. Qui su Abby Superstar è insicuro che Kick sbaglia però. Mane il Drago si tiene per lo più al centro. Time Clutch sull'altro messicano. Entro Guerrero e Mane il Drago sono il secondo e il terzo. Prima Mane il Drago, poi entro Guerrero. E Sissor di mano. Crucifix e Sissor. Attenzione, vedremo tra poco chi entra con il numero 8, se non erro. Death qui rischia, Guerrero butta fuori, Death qui è stordito, attenzione, Death è stordito, vediamo se ce la fa Guerrero, vediamo se ce la fa, e ce la fa, Death fuori, clamoroso, mentre Albi qua è scatenato, Albi è scatenato, qui se fosse Nicholson sarei molto attento, e McMorton, numero 9, scusate, e McMorton. Incredibile, McMorton se la prende con Guerrero. Massa di coppia su Mane il Drago, però ancora è su ring. Se fosse il Big Mike lo butterà fuori. E se è il Big Mike però non se, se la va a prendere con McMorton. I due non sono in buoni rapporti. Guerrero su Abby, Guerrero su Abby Superstar. Guerrero lo sta buttando fuori. Incredibile. Abby si regge lì. Big Mike su McMorton. McMorton non è uno specialista, ma butta qui Big Mike alla meglio. E braccio teso. E qui Abby è fuori. E due, e due, e due. Incredibile. I due messicani contro Abby. Abby si regge ancora un'altra volta. Mentre l'ultimo è Adrian che entra sul ring. E bravo Adrian, quindi l'ultimo della Rumble. Non è uno specialista, qui Guerrero rischia troppo. Parla di Abby, mentre Mane il Drago se la prende con l'altro messicano. Lo vuole gettare fuori, lo vuole buttare fuori. E entra il Guerrero va fuori. Ma Mane il Drago per secondo entrato è ancora sul ring. Vediamo se Adrian dura molto, non credo, perché è vero, è troppo l'ultimo e fresco, però non ha le capacità per questo match, secondo me. Non è come magari McMorton o Abby o Big Mike. McMorton qui Mulan Drive, danni di Mane il Drago, veramente è devastato. È stato devastato. Spinning Crossline e Insecure Kick. Mamma mia, questo Albi Superstar è il migliore della Rumble, è vero. Mane il Drago è restato di più, però veramente non ha fatto veramente nulla, per molti minuti. Mane il Drago. Albi Superstar qui, side effect. Danni del messicano. Big Mike qui rischia. E Adam ne vuole approfittare. Adam ne vuole buttare giù. Big Mike non ha un buon appiglio. Incredibile. Qui intanto di Albi sul suo avversario, ovvero Mane il Drago. In quel caso Adrian qui solleva Mane il Drago che è stordito, e Zero Kick a vuoto. Sta rischiando troppo qui, però Mane il Drago troppo vicino ai corpi. Che match, attenzione, drop kick di Albi e Big Mike qui crolla fuori Big Boot. Big Mike si fa qui Albi Superstar, ma perché tira grave errore di Albi, ha tolto veramente mano da un'eliminazione quasi certa. Che match ragazzi che sta tirando fuori, veramente pazzesca questa Rumble per il contendente, il prossimo contendente al titolo USA degli Stati Uniti d'America di Nicholson. Probabilmente in una delle prossime edizioni, perché non è previsto un match per il titolo USA in quel di Alina Cell. Se qui Albi alle spalle, niente a fare. Spinning Roundhouse Kick di Adrian, Albi, Manu e McMorton.
e abbi qua attenzione, la sua sky drive devastante, danni Adam, devastante qui, ma entrava qui, un po' più per Abby, e non Mac morto stranamente. ST e quasi tutti sono dalla parte di Abby Superstar e di Adrian. Stranamente non tifano Mac Morton. Veramente è un fatto molto strano questo. Certamente non tifano Mane il Drago. E qui incassa lo spin around los kick di Adrian. Qui Mane il Drago non c'è più. Attenzione qui cosa fa. Abby spallata. Mac Morton crolla fuori. Sta resiste. Ragazzi, che match che sta avendo fuori. Che match che sta avendo fuori. Cosa fa qui? Ma con Trigger! Con Trigger! E poi! Drop kick! Mac Morton è fuori! Ecco, ma è il Drago! Mamma mia! Whispering the wind! Andremo fuori! Andremo fuori! Ce l'ha sbagliato! Ma Abby è stato furbissimo! È furbissimo Abby! Adrian però è fresco, si vede! E qui resiste all'avanzata del gigante caldo di Abby Superstar, che però qui rincara la dose e va con questa gomitata. Cosa fa qui Adrian? Cosa fa qui Adrian? Sulla schiena. E ora è lui, uno di questi due, di questi tre, uno dei due campioni di coppia, ovvero Mane il Drago. Poi c'è Adrian e poi c'è Abby Superstar, che secondo me è il più motivato. Certo, Adrian potrebbe ritrovare la scena dopo tanto tempo, però Abby è troppo tempo di lì e non riesce a ottenere un match titolato. Certo, ha fallito contro il campione del mondo. A quei tempi era Dark Ara, inizio anno. Qui Cobra Clutch Backbreaker. E Adrian qui ne potrebbe approfittare. Adrian Abby Superstar qui, vediamo se buttano fuori Mane il Drago, che è secondo, che scusate, dalla seconda posizione è partito. Cosa fa qui Man? El Sistor su Adrian, che incassa questa brutta, brutto colpo alla schiena. Brutto colpo davvero. Attenzione, cosa fa Abby? Cerca di scaramentare fuori Mane il Drago, ma i tre sono troppo stanchi. E attenzione, si fanno sentire, tipo anche per Mane il Drago. Questo è clamoroso. Questo è veramente clamoroso, attenzione. Spallare, shoulder block, Adrian rischia qua. Rischia Adrian! E fate col prender come prima! Insomma, morto nello stesso. Succede per Adrian, che va fuori. Uno tra Mane il Drago e Abby Superstar andrà per il titolo di campione degli Stati Uniti d'America, ragazzi. Che match, che match. Due si guardano, un face e un heel. Heel Mane il Drago, face Abby Superstar. E infatti vanno tutti per Abby. Adesso lo va a colpire. Ma lo qui crolla fuori. Ma lo crolla fuori. Sta crollando fuori. Abby Superstar sta per vincere. Sarà il Rumble. Incredibile, 10 uomini. E sì, lo butta fuori. E quindi Abby Superstar va a vincere il match e andrà probabilmente, non so se la prossima settimana o tra due settimane, contro il campione del Sud America, Nicholson. Incredibile, ragazzi, che grande vittoria da parte di Abby Superstar, che ritrova quindi un grande match titolato. Sono felicissimo per lui, davvero se lo merita. Complimenti Abby. Ora promo direi Yoders e torniamo subito sul ring, perché c'è l'annuncio di qualcuno che torna. I pull you close to me.
un feeling incredibile. Ovviamente è qui per lanciare una sfida, è chiaro, è qui per lanciare una sfida incredibile, ragazzi. Sean Feely is come back. Un Sean Feely che sembra più amato che mai dai fan, stranamente. E beh, veramente dopo 2 mesi e mezzo che non lo si vedeva, si sono preoccupati. Però eccolo qui, Sean Feely, Sexy Boy, è tornato a combattere in WWF, proprio all'inizio di Rising Sun della nuova era, dove Sean Feely vuole esserci. Think that Feely wouldn't ever been again here? No. 2 months ago, lost against Albi in a hardcore match. I realized I made too many mistakes. Just thought to myself, since I was so proud, but I understood my life is different from this. I'm Feely, and was born to give you the best show ever seen before. I'm sorry for the past, for my faults, but now everything is simple. Just fight. Just that. It's all for you. And for reason, I'm here to issue an opening challenge to everyone in backstage for next week. I wait for an answer. Thank you so much. See you next week. Che succede? Victor è terra! Qualcuno l'ha colpito prima del suo match! Prima dello scramble match del nostro event! Vicky! Just hold your breath! Take it easy! Please! Damn it, bastard! I'll take my revenge for this! Vicky, wake up! Please! Incredibile! Qualcuno ha colpito Victor! Incredibile! Adesso che ci mettono al suo posto?